Trovati, è da un po', da qualche giorno che Marotta, insomma, quasi si diverte a rispondere alla domanda: ma la Juventus è favorita allo scudetto, per lo scudetto? Forse da quando la Juventus, con questo filotto di partite vinte, questi 17 punti in più rispetto all'anno scorso, questo secondo posto meritatissimo, è lì, no? A dar fastidio, a far paura, a mettere pressione. Allora Marotta, vero Gianbruno, ha iniziato a dirle le cose. Ha cominciato a parlare in quello che non è soltanto il derby d'Italia, ma anche il derby di Beppe Marotta, che fino a pochi anni fa era un uomo cardine lì in casa Juventus. Ascoltiamo la prima parte delle sue dichiarazioni, un evento tenutosi a San Siro. Lui comincia a parlare del derby tra Juventus e Inter e fa la sua favorita. Immaginatevi qual è. Sì, rappresenta il derby d'Italia e come tale va collocato. Ora siamo in una fase interlocutoria del campionato, della stagione, non credo che sia determinante il risultato da una parte o dall'altra di domenica. Dico invece che la Juventus è favorita a gioco medio-lungo, perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, dà la possibilità comunque di avere meno stress agonistico e quindi sulla carta meno infortuni, e di conseguenza un vantaggio c'è. Certo che partecipare invece d'altro canto a manifestazioni come la Champions hanno comunque anche il privilegio di dare una carica ulteriore ai nostri giocatori. Dobbiamo competere per raggiungere dei risultati importanti, l'abbiamo fatto l'anno scorso, cerchiamo di rifarlo quest'anno, è uno degli obiettivi, non nascondiamolo, è la conquista della seconda stella. Allora Marotta dice medio-lungo e quello che avete sentito non ve lo sto a ripetere. Io poi ci colgo anche la sfumatura, lo dice anche compiaciuto. Certo, partecipare a competizioni di questo calibro ti dà quella spinta in più. Competizioni alle quali sì, mi ricordo la classifica. Ma continua pure dicendo: certo, la seconda stella è prioritaria. Certo. Non si nasconde, però siete favoriti. Sì, sulla seconda stella di scartone lo sappiamo. Come siamo finiti in classifica l'anno scorso in campionato? Sul campo terzi. Terzi insieme a chi? All'Inter, a pari punti, ma per la differenza siete arrivati voi. Ma era per te, che sei arrivato quarto, ma eri quinto. No, la frecciata è tua. No, è tua, che stai facendo la Champions di cartone. Noi siamo artatamente fuori. Siamo terzi l'anno scorso. Voi siete invece arrivati al campo. Noi siamo arrivati prima di voi, quindi voi siete arrivati quinti. Stiamo parlando di Juventus-Inter. Voi siete arrivati quinti e non dovete neanche fare. Voi siete arrivati quinti e artatamente giocate una Coppa Nord. Loro sono arrivati dietro di noi e si fregiano come se fossero arrivati prima di noi. Questo stavamo dicendo. No, ma sul discorso della scuola del favoritismo, sì, che seguo molto, perché è interessante questo ragionamento, secondo me. Cioè lui dice che la Juventus, quindi in avvicinamento al derby d'Italia, ha avuto, giusto? Questa settimana bella per allenarsi. Un discorso medio-lungo. Perché mi risulta che nella settimana del derby d'Italia non ci siano state le coppe, ma la pausa per le nazionali. E la Juventus non ha potuto programmare niente, tant'è che Bremer arriva praticamente domani dalla sua nazionale. Marotta, del vero, dice quindi questo febbraio, discorso marzo. Quando gli fa la domanda se la Juve è favorita, bisognerebbe guardare bene il calendario, a medio lungo termine, se tu dopo le partite di coppa studiati il calendario, non hai mai messo una partita importante, alla Juve il favore decade. Ma non c'entra, perché noi stiamo parlando anche di infortuni, Claudio. Cioè il fatto che non hai. Ma il favore che tu puoi avere se non fai le coppe è determinato dal fatto che se io ho Milan-Juve o Inter-Juve dopo un mercoledì di coppa sono favorito, ma se casualmente Milan-Juve e Inter-Juve arrivano casualmente dopo le soste per le nazionali, il favore non ce l'ha nessuno, essendo tutti i giocatori. Questo è vero, però alla lunga, Claudio, alla lunga. Ma alla lunga il calendario, sono già finite le soste della nazionale, il favore non c'è mai stato. Ma la Champions League c'è. L'Inter ce l'ha la Champions. Sì, a marzo. Noi dobbiamo essere seri, non come loro. Allora, ecco. il problema di fondo non arriva, come l'avio, come arriva, loro. Il problema di fondo arriva a febbraio, fine febbraio appunto, e marzo. Adesso non c'è. Quando le partite pesano di più. Certo. Noi sicuramente abbiamo un favore perché dobbiamo preparare una partita alla settimana praticamente su un avversario conosciuto e le altre la possibilità di allenarti. Tu sta zitto che di allenarti. magari quando arriva la primavera il campionato è già finito. Può darsi. No, allora io però ritorno un attimo sul discorso.
capisco se tu, Claudio, e qualcuno l'ha fatto, contestassi a Marotta la superiorità, che poi vedremo a confronto, della rosa, no? Dici, caspita, è un organico ormai oleato che gioca a memoria, con uno step sempre in più che si fa sia a livello di mercato che di risultati, che rinforza la testa, è la squadra più quotata obiettivamente per vincere mai come quest'anno, e dici che siamo favoriti. Questo lo fanno quelli che sono superficiali e non vanno a fondo delle cose. Io il calendario me lo sono studiato, ho capito, e il vantaggio della Juve non c'è. Ma perché? Anzi, ma il vantaggio, anzi, è quello che guardati quando ci sono le coppe europee, le partite del campionato. Ma non è sulla singola partita, però. È la lunga, guarda, sul fatto di poterti ma tu il vantaggio non ce l'hai se giochi Juve, con tutto il rispetto. Ma dimmene una che non si arrabbia. Li perdi lì, tu li hai Frosinone, Juve Frosinone. Se l'hai il vantaggio, se nella settimana in cui tu o tu, ma sì, però se lui spendi gioca l'energia il mercoledì, poi giochi contro di me la domenica. Ma se con me la domenica non ci giochi, ma dopo se la perdi Coppa, i punti con io il vantaggio Claudio, non ce ma l'ho. Ma se l'Inter perde i punti con Sassuolo, ha pareggiato il Bologna. Ma lascia stare, ma guarda, quello vale per tutte le giornate. No, ma la risposta è sulle coppe. Loro dicono: tu non hai le coppe, sei vantaggiato. E io ti rispondo: guardati il calendario. Ma non solo direttamente. Claudio, ma il vantaggio che ho io a preparare una partita alla settimana se non ho le coppe è se gioco con te la domenica, non se gioco con Frosinone. E lo svantaggio che hai loro a giocare con i punti di Claudio, li puoi prendere con le pinte. Il campionato si vince con le piccole. Bravo, è lì che, attenzione, con quelle che sono quelle decisive, le piccole. Puoi perdere in casa con Frosinone come l'Inter. Ha perso in casa con Sassuolo e ha pareggiato con Bologna. Scusa, prego. Ormai è Aurelio. E allora la prossima volta fallo diversamente il calendario. Mettimi il derby d'Italia dopo che hai giocato al giovedì e vediamo. Ho detto casualmente. Cerchiamo di essere seri noi. Allora ho detto che alla lunga pesano due partite, comunque siano facili e difficili, diventano tutte difficili. Certo, ma è vero. Le partite, siamo le partite siamo più seri, facili. Stai zitto e parli sempre. Quando, quando praticamente arriva il momento in cui deve essere fatto lo sforzo principale per distaccare gli avversari, è lì che ti mancano le forze. Quindi noi sotto quel profilo siamo favoriti indipendentemente dal calendario, però la Juventus potrebbe essere favorita anche per un'altra ragione, perché forse inserirà qualche elemento interessante nella rosa che potrebbe sia a gennaio che potrebbe favorire anche ci potrebbe essere. Quindi siete candidati a vincere questo scudetto. Pensa. Punto. Tu siete lì a lottare io con pensavo noi. Pensavo che girandomi in panchina vedendo solo la next gen infatti fossi candidato a vincere lo scudetto. Claudio dice il favore che anche dovessi avere, cioè io questa settimana ho il derby d'Italia in cui se va male gioco con Nicolò Caviglia e non Gebonde titolari, però in effetti pensavo che sono favorito per vincere il campionato. Ho allora questo vediamo pensiero, i due schieramenti. Non mi direi mai chi potrebbe arrivare. Si parla di parli con me oggi chi potrebbe arrivare a gennaio. A me l'ha detto chi potrebbe arrivare a gennaio, non me lo ricordo. Sì, ma come però, vabbè, allora. Però no ma l'ha appena detto nell'orecchio. Se mi date guardate 40 minutini di tempo alla fine ve lo dico. Va bene. Bravo. Sulla sigla sul gol. Sul gong. No, sul gong, stabilisco io. 40 minuti. A partire da mettiamo, ragazzi, metto il cronometro, perché siamo ancora in trasmissione. Io pensavo mi avesse dato il tempo. Invece no, ha fatto una cosa giusta. Alle 11:25 sincronizziamo gli orologi. Sincronizziamo tutti gli orologi in modo che non ci possa sfuggire. Bisogna anche fare un'eccezionale, se tante volte io avessi bisogno di andare in toilette bisogna guardare anche quei tempi lì è partito il cronometro. Anche il mio, siamo a 35 secondi. Ma lo vedi come è sereno Aurelio, che sa già che ha vinto il campionato, ha capito che già tutto a forza di non vedi come è sereno. Io sono sereno. Quello che non mi convince è che
Voi juventini continuate a dire siamo da quarto posto, cioè, lo stile Juve non è questo. Allegri guarda la quinta, lotta sempre per vincere il campionato. No, no, in questo non è il tuo caso, allora, ma sento tutti siamo qua noi, sento tanti juventini che noi siamo da quarto posto, siamo da quarto posto, siamo da quarto posto, ma sotto sotto noi siete lì, noi stiamo dicendo io e Claudio che si potrebbe anche vincere il campionato. Bravo, ti fa onore dire questo. Però mi dici che sono favorito e allora un altro discorso, no, quello è un'altra cosa. Guardi le formazioni, ma vedi come ci troviamo, noi siamo in sintonia proprio, no? Vedi, sì, sì, lo so, lo so. L'unica cosa stonata sei tu quando dici il contrario. Quando vi istigo e vi stuzzico. Allora, vediamo gli 11 a confronto. Vai, Gianbruno, mi dai una mano con questo giochino pazzesco che so che infiammerà gli animi, ma a questo punto lo facciamo dopo la pubblicità. Immaginavo che mi dessi subito la parola, invece pubblicità. Dai, però lo puoi introdurre, fammeli vedere, dai. Fammi vedere questa pagina. Introducilo. Dai, introducimi questo gioco, dai, che poi dopo lo... Alla fine sono 11 da una parte e 11 dall'altra. Semplice. Però, leggimeli, dai, leggimeli. Perché pensavo andassimo in pubblicità, però... C'è una intro un po' più gasata, dai. Vai, spaventa Zuliani, che magari vince lui in questo confronto. Allora, scopriamo queste che sono le scelte e le formazioni a confronto messe dalla nostra regia. Vogliamo fare anche un uno contro uno, come faceva l'amato Maurizio Mosca ai tempi. Fai il primo, chi è più forte? Dai, il primo. Allora, chi scegliete tra Szczęsny e Sommer? Claudio. Va bene, mi gioco l'unico jolly della serata, Szczęsny. Fattore S. Szczęsny, anch'io. Pierro. Szczęsny. 3-0. Oggi? Ma che non so. Io stavo lui era scollegato. Lui pensava Szczęsny. Pubblicità, quindi è partito 4-0. Il primo bonus 4-0. Per la Juve. Continueremo perché ne abbiamo altri 10 da scegliere. Tra poco, me li segno tutti. Ti vince Szczęsny a mani basse, ma in effetti chiunque partecipi a questo gioco sceglie tra Sommer e Szczęsny, anche altri opinionisti, insomma, leggendo. Saremmo stupiti del contrario. Però devo dire che è anche vero quello che dice Zuliani, che forse è l'unico bonus. No, ce n'è un altro dove vinci tu di solito, quando c'è Brecht. Continuiamo? Però, continuiamo. Due, secondo me, almeno. Gatti, Darmian. Partiamo sempre qui, facciamo un giro orario, dai, Claudio. Vabbè, faccio un po' quello che scalda l'atmosfera. Gatti. Max? No, Darmian, in questo momento Darmian. 1-1 in questo momento? Dai, faccio anch'io, dai, faccio l'opinione. Fai tu il conduttore. Io dico, non guardo la carta, quindi certo, perché devi momento... partecipare tu, così i voti sono 5, ci può essere pareggio fino alla fine. Ma brava. Sul lago della bilancia. Bravissima. Io dico Darmian per il momento straordinario che sta vivendo. 1-2, Thomas. Darmian. 1-3 e qui il voto, anche se qualora Chiesa dovesse votare Moggi Gatti. No, aspetta, cioè lui è come però voglio sentire come Borghese, vale, può ribaltare o confermare la Oggi è l'ultimo, può ribaltare o confermare. Può ribaltare niente. Io sotto questo profilo dico Darmian. Bravo. 4-1 schiacciante, ribalta, di Darmian. E quindi siamo 1-1 in questo caso. Una volta vinto la Juve con Szczęsny, siamo al quinto, siamo al quinto. Grafica. Sì, Bremer, quanto dobbiamo durare? Ma poi alla fine ti diamo il premio, direttore, tranquillo. Vai. Bremer o De Vrij? Vabbè, in questo momento Claudio. Bremer è il miglior difensore del campionato, quindi Bremer. Bremer, senza dubbio, Bremer. 2-0. Bremer. Anche con Chiesa davanti, attenzione. Anche se non mi dispiace De Vrij perché ha iniziato bene il campionato. Però. Bremer. 5 Bremer. Voti per Bremer, poi alla fine facciamo gli 11 mischiate, proprio una cosa che non ci capiremo niente. C'è da dire neanche che De Vrij è stato qua tra Rugani e Acerbi. Tra Rugani e Acerbi, Claudio. Tra? Rugani e Acerbi. Rugani, tutta la vita. Non me l'aspettavo. No, dicevo, per il momento, stesso momento di Darmian, Acerbi. Questo momento 1-1, Giovanna? Acerbi. 1-2? Acerbi. 1-3, attenzione. Come Chiesa? Quando deve votare l'interista dice Chiesa. No. Guardate per me, Rugani. Adesso vi spiego. Ecco. Vedete, 2-3, però vince Acerbi per un punto. Delle cose interessanti. Rugani fa parte di una maturazione di un gruppo assieme a Kinne, che praticamente non esisteva. Prima era sballottato in tutte le società di calcio, adesso è uno dei migliori. O il campionato italiano è in decrescita,
oppure Rugani è migliorato parecchio. Quindi io dico Rugani, okay, vedendo quello che ho visto fino ad ora. Però questa disputa si conclude col 2-3, quindi abbiamo vince detto che Acerbi può ribaltare. Non ha ribaltato. Io dico che ribalta. Non dico è che vale dopo. No, no, io però davanti a Rugani metto sempre Chiesa. Sempre. Continuiamo, siamo soltanto al quinto giocatore. Cambiaso o Dumfries? Claudio. Eh beh, in questo momento Dumfries, direi. Cambiasso ancora non è nell'esplosione, sta iniziando Dumfries a fare cose. Dumfries. Ma mentre due fate questa manfrina, Dumfries, tre punti per Dumfries. Mentre fate questa manfrina, io posso andare appena una boccata d'acqua. Ecco, adesso velocizziamo, andiamo Dumfries. Dumfries. Dai, qua è. No, ma questo fa capire anche, no? Quando diciamo favorita. Centrocampo, McKennie, Barella. E ci pensi anche, Claudio, ci sta pensando. Stavo pensando al fatto che McKennie, porra gioia, in genere non si butta, quindi dovrebbe essere anche un po' d'esempio. Però dai, se vale tutto, diciamo Barella. Barella. A me piace molto McKennie, devo dire, però no, l'ultimo McKennie veramente sta piace giocando molto Barella con Chiesa. E ha vinto anche in questo caso un giocatore dell'Inter. Esatto, 4-2 per l'Inter in questo momento. Vedi che non è il punteggio del calcio. Settimo al 90esimo. Beh, qua Rabiot Çalhanoğlu. Settimo minuto. Rabiot o Çalhanoğlu? Anche qui ho poco. Però sono due ruoli completamente diversi. Sono ruoli diversi, ma sono tutti e due buoni. Sì, ma sono ruoli. No, nel senso che se tu me li vuoi paragonare da regista, è chiaro che vince Çalhanoğlu. Scusate, no. Se Rabiot me lo metti da interno, un altro ragionamento. Qui no, bisogna annullare il gioco. Come annullare? Perché uno è regista e uno prende. Abbiamo pensato la notte. È un interditore. Ma non è colpa mia se Allegri non prevede nel suo gioco. Quindi dovevi mettere il Rabiot. Non è che non prevede, sei fortunato. Ho capito, ma anche annulliamo il gioco, ripartiamo dopo. Cambio dei ruoli. Rabiot Mkhitaryan, meglio. Cambio delle regole in cosa? Cambio dei ruoli nel gioco. Cioè vogliamo fare il Rabiot Mkhitaryan. Pubblicità, Giovanna, pubblicità. Ma vediamola davanti. Allora, vediamo la grafica. Allora, Giovanna, siamo solo Rabiot, Çalhanoğlu, Miretti, vabbè, ma cosa vi sposta se anche mi metto a confronto? No, perché io Rabiot con Mkhitaryan, io posso anche scegliere Rabiot, eh. E Miretti, Çalhanoğlu. Certo. Vabbè, dai, allora mettiamo un Rabiot e un. Ma che facciamo un trattazione? No, cambiamo in corsa. Una bancarella. Cioè, l'influenza di Luciano Moggi permette di cambiare in corsa le regole. Cioè, ma mi state veramente dicendo? Lui ha subito il cambio di regole in corsa, gli è pure costato uno scudetto che ha vinto la Roma. Non glielo ricordare, stasera lasciamo perdere. Il centrocampo dell'Inter di uno, attenzione, che da presidente del CONI, Gianni Petrucci, raccontava le squadre che vincono troppo per il proprio sport e fanno un danno a quello sport. Esatto. Ecco, questo qui. E ce l'hanno fatta pagare in quella maniera perché stavamo dicendo, Claudio. Basta. Claudio, dobbiamo cambiare. No, vabbè, ma vediamo. Nakata, tra l'altro, che prima giocava nel Parma con Sacchi, direttore tecnico. Ricordiamolo. Hanno scelto Rabiot in confronto con. No, nel senso che se lo fai così è 11-0. Cioè, almeno Rabiot, che diciamo è la punta di diamante nel centrocampo, mettimelo a paragone con Mkhitaryan. Ecco, per esempio, entrando. Entrando in un discorso più serio. Visto considerato che Claudio ha detto che giocava con Darmian e giocava con Sacchi al Parma, se non vado errato, è questo che ha detto, no? Ecco, Sacchi ha detto, io vedete delle pillole che interessano la trasmissione e che ti illuminano anche a te, ha detto che il calcio non ha idee. Lui le idee le avevano fatte venire Van Basten, Rijkaard e Gullit, perché quelle erano praticamente delle idee sue. Vabbè, però. Ma che idee, dai, piantala. Non erano solamente quei queste tre. Queste comunque sono più Baresi, Maldini, Zanoni, Ancelotti, Tassotti, Costa Curta, dai. Sì, però uno può avere. Ricordiamo sempre Baresi, Antesignano del fuorigioco semiautomatico. Anche Capello ha avuto quei giocatori, però non esprimeva quel gioco. Ma lascia, io dico che questo qui. Ha detto che il calcio non ha idee, la sostanza, a lui gli avevano fatto venire le idee
questi giocatori lì, qui sono d'accordo con tre nomi, mancano tre nomi, dai, 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 ma lui, sta, lui, lui è attinente come nel gioco, perché ti sta dicendo da... questo gioco qua chi ha i giocatori, sì, centrocampo, vince, abbiamo fatto, io ho capito, ma vediamo, no, chi ha i giocatori. No, ma scusate, visto che il reparto offensivo, io mi astengo, io mi astengo, è considerato quello della Juve il migliore sulla carta, voglio capire se Lautaro da solo ha segnato più di quattro quelli della Juve. Allora è vero che l'ultimo gol risale a Milik, allora centrocampo abbiamo dato un voto, quindi tutto, la giuria ha decretato che Rabiot ha vinto per la Juventus e Çalhanoğlu per l'Inter, perché come esatto, diceva Claudio, altrimenti 11-0. Ma mancano tre nomi. Sai che mi io mi astengo. Cioè, proprio c'è, sì, proprio ho anche una batteria di pentole, se vuoi. No, è pian piano, ma no, no, ne ha vendute anche lui, però sì, durante la ruota della fortuna. Kostić o Di Marco? Attenzione. No, dai. No, 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 no. Motivo, no, uno è pieno, allora facciamo un gioco, ma cosa stai dicendo? Di Marco è il fammi motivare, di non andare alle conclusioni, sentirti, fai voglio ascoltarti, guarda. Fai motivare. Dai. Allora, è chiaro che assetticamente sulla carta direte tutti Di Marco. Io dico, no, io dico una cosa, che nella cioè stai facendo il gioco che qual era la rosa più forte o adesso, rivolto alla partita? Uno per uno. Ah, tu dici beh, rivolto alla partita, rivolto al momento. Perché la partita potrebbe essere che sulla sua fascia magari incontra Chiesa, che può fare come a San Siro fece con il con Milan noi, sulla fascia di Teo Hernandez e Leao, e quindi me ne annulla, mentre Kostić, che è in grande spolvero di assist sulla sua fascia, potrebbe cioè essere un uomo dici, determinante. In ottica rendimento sul, applicato alla partita specifica, a qualcosa mi devo attaccare, perché se no ti fa giocare dopo la sosta. Però, dobbiamo spiegare dici, bene vabbè, se il gioco chi è, chi è il miglior giocatore dei due, o se no stiamo parlando di Inter-Juve, nell'assetto tattico è un altro discorso. Lui per sostenere quel Chiesa giocherà davanti a fianco a come si chiama Ken, quindi non può giocare sulla fascia su di per no, con Di Marco. No, un'altra cosa, lui no, detto un'altra cosa, non sei attento. Però. E questo potrebbe essere stiamo facendo Kostić di Marco, che non la Chiesa, Vabbè, io dico Di Marco. Esatto, quello allora, che diceva Claudio, che dice? Kostić. No, cioè, io ho detto che no, ha fatto un preambolo però più importante. Quindi Kostić Di Marco sulla carta. No, ha detto Di Marco. No, io ti ho dato una spiegazione. No, io sono il giudice, cosa segno? Tanto non vince. Il panegirico di Kostić. Non fai tutto il giro qua e poi Di Marco, scusa. No, certo. Ma lui parlava della gara, ok. Anche perché mi è piaciuta la spiegazione che hai dato. Io do qualcosa in più. Io sono pagato per dare qualcosa in più, non le tue algoritmate. Ma infatti, però, tutto il cinema, poi dopo gli dai meno. Ma scusa, tocca a te. Di Marco. Ha convinto talmente tanto, ma si può fare però io Di Marco su questo stronzo gli altri li avrei fatti cadere dalla sua tanto siamo 3 a 5 siamo sicuri di dover continuare uno intanto per Di Marco. Allora adesso te la dico, mi sbilancio. Te la dico come lo feci prima di quel famoso Juve-Napoli, quando Pirlo mancava per infortunio e doveva esordire il giovane Pogba, e facendo il giochino con il mio collega allora del Napoli, ridendo e sbeffeggiandomi, disse, vabbè, adesso gioca Pogba come Pirlo. Io gli dissi, gli risposi, poi vediamo se segna Pogba. Risultato della partita? 2-0, gol di? Pogba. E vai! Allora adesso segnati Kostić. Mi segno Kostić e finiamo la parte avanzata. Dai, rapidamente, perché poi c'è il discorso di Vlahovic che può essere un caso. Attenzione, 2-2. Io ho detto Di Marco. Di Marco? 2-2. Direttore, 2-2. No, Di Marco. Non può essere 2-2. Ma come fai? In ottica partita Chiesa. Chiesa. Volevo dare un po' di sasso. Arriviamo a Chiesa, ti prego. Quindi ha vinto Di Marco, va bene, ha vinto Di Marco. Vogliamo farlo adesso? No, prima dai, Chiesa, di Chiesa. Finiamoli adesso, dai. Ken Turam, dai. Ma perché? Finiamoli dopo, suspense. Ma non c'è più Chiesa. Ah, Chiesa con l'Autaro, scusa. Ken Turam. No, però è sbagliato qua. Quello è sbagliato. Chiesa con l'Autaro. Scusa, con Turam e mette Chiesa. Esatto. Ken Turam, dai. Sì, scusa. Beh, ragazzi, questa mi sono trovata. No, ok, fai centravanti. Si annulla, no, dai. Capito, Chiesa Lautaro, ma almeno dai un po' di appetibilità. Poi scusate, ma chi è che ha stabilito che gioca Ken domenica sera? Beh, i rumors, dai. Se c'è Vlahovic, vogliamo fare Vlahovic? Vogliamo equilibrare fra Vlahovic? Colpo di scena? Colpo di scena. Vlahovic, Lautaro. Scusate, ma il modulo della Juve qual è?
3-5-2. Che è quello dell'Inter. Scusa, no, quindi voglio dire, come facciamo a non metterli insieme in comparazione? Okay, ma Ken non va in paragone con Turan. Gioca Ken. Il ruolo di Turan è quello di Chiesa. Gioca Ken, dai. Gioca Ken, forse. Gioca Vlahovic. Gioca Kin, vedi? Gioca Kin. No, ma me lo devi mettere con l'autore. Ah, no, Ken gioca. Quindi. Dicono che si pronuncia. Perché è un altro giocatore, Kin. Kin è quello del Bayern di Monaco. Napoli difensore. Sapete che io ho sentito i soloni. Vabbè, sta attaccato a Kim. Allora, si pronuncia come lo dice lui, Ken. Ken. Perché lui, vabbè, hai ragione. Perché poi allora ci teniamo che Ken. Si inventano le... Teniamo Ken. Ma tu il francese non lo conosci. Scusa, ma se lo speaker ufficiale dell'Allianz Stadium dice Ken... No, non come pronuncia, Claudio. Tra Vlahovic e Ken, dico, teniamo... detto di Kin... Ma basta, l'ho archiviata con... Vabbè, ma qua non si capisce più niente. Non è che devi girare il coltello nella piaga, no, però. No, ma io non ho capito. Questo mi cambia le regole. Sbaglia i punteggi, tu le pronunci. Lui si astiene e vuole andare al bagno. No, io Chiesa ho detto. Moggi. Comunque, ma Moggi anche se parla mi manca la salita. Lui è da Szczęsny che vota Chiesa. Secondo me c'è da cambiare. C'è da cambiare. No, ho detto facciamo Kane o Vlahovic. Ken Lautaro. Chiesa Turam. Esatto, così allora ha più un senso. Chiesa Turam vince Chiesa e adesso fa tutto lui senza. Dopo la pubblicità mettiamo a posto. Dopo la pubblicità. E per forza, Gianbruno, qua dobbiamo sistemare il mercato d'attacco. No, perché no? Però non l'avete messo i due allenatori, No, quello è il super bonus. Alla quello fine. Non ha messo neanche l'altro. 110. Pubblicità. No. Giuliani. Tra poco. Trovati a tradimento, inserisce il gettone nel jukebox dei ricordi arbitrali. Giuliani. Squalificato. Che ricordi arbitrali? No, quella di Perugia dobbiamo lasciare perdere. Basta. Perché adesso. Ha detto che si dice. Basta. No, adesso. Pure sulle condizioni meteorologiche, le espressioni che. Domani dovrebbe piovere, annullano le partite lì che veniva praticamente il diluvio, ma sì, me lo ricordo pure. Abbiamo battuto per 74 minuti il record di interruzione di una partita che è solitamente 45 più 15 eccetera, quindi Claudio hai ragione, hai inserito la moneta giusta. Se io tu mi dai qualche altro spunto io c'ero nel infogliatoio con l'acqua fino a quando me lo ricordo tra anch'io poco, tra poco affoghiamo finiamo questo gioco perché il buon Gianbruno è andato in regia, la buona regia ha cambiato, ha invertito gli ordini degli addetti, qui lavorano mica pizze e fichi ragazzi, quindi Chiesa adesso sì. Chiesa Turam. Adesso sì che ragioniamo. Chiesa Turam. Vai, Turam. Avevo detto di cambiare anche il Rabiot Mkhitaryan, non l'avete cambiato. Non sottilizziamo. In questo momento, dopo le partite della nazionale, dico Chiesa. Chiesa assolutamente. Due anche Chiesa. Anche se Turam il momento è buonissimo. Però Giovanna? Chiesa 2. Turam. 2-1. Thomas? Chiesa. 3-1 Chiesa. Mi piace troppo quel gioco. Neanche lo chiedo. Chiesa. L'altro più costante in questo momento. Se dovessi io parlo da allenatrice. Chi lo sa. Tutta la vita. Ken Lautaro. Sì. Claudio. Vlahovic Lautaro forse. Non lo dice però. Vedi. Solo il fatto che uno segni, l'altro no. Fai segni ma non lo ma dice. Ma non è vero, parlo io per lui, Chiesa. Possiamo mettere due volte Chiesa? Chiesa no, così almeno due volte Chiesa. Allora, 1-0 Lautaro. Max, 2-0 Lautaro. Lautaro, però è interessante lo spunto del direttore che dice, anche se confrontato con Lautaro, che sembra il mostro, capocannoniere, sacro, io voterei Chiesa, questa è una nota che mi va perché lui è un uomo di fede. E cioè, io 3-0 Lautaro. Neanche te lo chiedo. Lautaro, dai. Però Lautaro. Chiesa, se praticamente lo confrontiamo con Lautaro, allora anche con se lo confrontiamo con Lautaro, viene Chiesa. Se poi Chiesa lo confrontiamo con Darmian, sempre Chiesa. Infatti, se lo mettiamo 11 Chiesa noi. Chiesa. Mettiamo 11 Chiesa. Certo. Ma quindi in quanti... Carta canta. Quindi alla fine? Carta canta. 4-7. E chi vince? Vinto la Juventus.
Sulla carta, direttore, sulla carta di Gianbruno, vi faccio una domanda politicamente non corretta: sul cartone. Allegri o Inzaghi? Eccola, dobbiamo scrivere anche l'allenatore, giusto? Bra? Se vuoi mettiamo anche l'allenatore, parliamo di un allenatore che quando vinceva i campionati, la Coppa Italia, la Supercoppa, faceva la finale di Champions, dicevano che non era all'altezza perché non aveva vinto la Champions. Questo è 3 anni che la squadra più forte ha vinto uno scudetto, quindi l'altro, lui no. Allegri? Allegri. Uno? Lavia? Ma io in per questo momento, per come sta giocando l'Inter, dico Inzaghi. Qua mi tolgo, perché veramente non lo so. Anch'io, no, non piace né uno né l'altro a me, quindi... Non ti piace né l'uno né l'altro? No. Beh, ricordiamoci che la scelta di Marotta era non lei. Non mi piacciono né uno né l'altro, purtroppo. Inzaghi la seconda scelta. Beh, un nome lo dobbiamo dare. Quindi, se ti devo dare un nome, ti do il mio, che in questo momento sta facendo bene, ma sto sudando per dire questo nome, Inzaghi. 2-1 Inzaghi. Chiesa. Ibrahimovic, Sacchi. Capello. Sacchi o Capello. Che vinceva con le idee nei piedi di Van Basten, giusto? Quindi vince Inzaghi? No, perché voi ricorderete le idee che aveva il Allegri. E senza idee. L'ha detto Sacchi in una televisione. Sì. Siccome le idee lui gliele portavano... Gullit, Van Basten, Rijkaard, Maldini, Baresi, poi l'altro andando Costa Curta, Tassotti, eccetera. Tra l'altro andando in rosso con i bilanci per comprare i giocatori. Ma è vero, ma recentemente ha parlato, anzi, di un calcio non morale, di una Juventus. Ha detto che se vinci con i bilanci in rosso è come rubare. Infatti, Berlusconi in 30 anni, a parte 2006, sempre il bilancio in rosso. Sì, ma come tutte le aziende, le aziende calcio quindi sa che ti stai dicendo che quando dietro tu lo deve restituire. Dice sempre stupidaggini, però ora si esalta. All'epoca Sacchi sta dicendo, dice qualcosa che non è proprio tutto regolare, però non possiamo dire che era solo fatto di giocatori, perché è vero, per l'amor di Dio, lì i giocatori contavano, però anche, diciamo, anche il modo di giocare di quel Milan. Però diciamo che Berlusconi è messo davanti a una scelta casuale. O io Van Basten, scelse Van Basten. Sì, ma sto dicendo, ma non sto dicendo che non sto dicendo. Quando, anche ma oggi in panchina vinceva quei campionati là, ce lo dico io. Ma non si tratta di vincere, perché vincere va bene, 2005-2006, ma il gioco che faceva con la squadra. Erano 7 squadre, giocava una meglio dell'altra. Ma sei stata nominata una delle squadre del secolo, ci sarà stato un motivo, no? Era una squadra per quei grandi giocatori, sì, ma per il gioco che esprimeva, oltre al fatto di avere in dubbio anche la corazzata di Capello col direttore Moggi, è stata nominata una delle squadre più forti della Champions, c'aveva 11 campioni, ma poi raccontali al signore che noi per 5-6 anni, quando non eravamo la prima squadra, eravamo la seconda d'Europa. Ma no, ma quando Luciano, non sto dicendo questo. Voglio dire, non avevamo i campioni. Non sto dicendo questo, sto dicendo, parliamo a livello estetico, di gioco. A livello estetico c'era una bella divisa. Ma scusa, oggi però, prima di Sacchi, che a me non fa impazzire in queste dichiarazioni, si andava in Europa e si faceva il catenaccio. Sacchi è stato il primo che ha portato e ha imposto il gioco all'estero. Con i tulipani. Poi non ha inventato niente perché l'Olanda giocava così da mo'. Sono d'accordo con voi. Aveva dei grandi campioni, è vero, ma ha avuto la folle pazzia di dire vado in Europa e gioco e vado a farmi la partita e faccio pressing. Infatti preso un giocatore del Torino, come si chiamava l'attaccante del Torino? Lentini. Gli disse tu però devi giocare a un tocco perché altrimenti non ti faccio giocare, capirai? Lentini giocava a un tocco, giocava a 10 tocchi, quindi galoppava per... e invece quando c'aveva Van Basten capiva meglio le intenzioni. Sono d'accordo. No, questo è benissimo. Allora, gli riusciva meglio fare spettacolo. Lasciamo questi giochetti. Diciamo le cose come stanno, perché è anche stato tecnico della nazionale, Sacchi, e riuscì a dire al signori che doveva fare il terzino, quindi... fatto Allegri, di mettere Beppe Signori terzino. Andiamo, no, perché c'è Chiesa. Pensa alle reazioni. Chiesa non fa il terzino, Chiesa? No, purtroppo però, fa la seconda punta. Però dai, visto che comunque spezziamo una lancia, anche lì i risultati contano, perché con i rigori andati in una maniera diversa col Brasile, forse qualcuno ricorderebbe Sacchi anche in maniera diversa, oltre a quello che ha fatto col Milan. La nebbia di Belgrado lo ricorderebbe in maniera diversa. Gli episodi ci sono, non è allora, che noi mettiamo in bilancio tutto. Caro Gianbruno, torniamo con una... in Toscana dico se la mia nonna avesse avuto le pa
sarebbe stato un uomo. Ecco, le ruote erano una macchina. Allora, non parlavo delle ruote. Io cercavo di guardare l'altra faccia. Non parlavo delle ruote, Giovanna. Perché vado in pubblicità. Precisiamo, certo. Vabbè, chi ha vinto questo gioco? Questo gioco ha vinto 7-4 l'Inter, ma sulle panchine ha vinto sulla panchina Allegri, perché Allegri. No, 7-5. Inzaghi. Oh, Inzaghi ha vinto. Inzaghi e Allegri, un esequo. Chiesa 2-2. No, lui è Chiesa, lui è Chiesa. Esequo, allenatore esequo. Io lo conosco ormai Moggi. Allora Gianbruno, dai, sei tu l'ago della bilancia, Allegri o Inzaghi? Allegri. Non mi fare essere me. Chi? Allegri. 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 Volevo farlo io allora l'ago della bilancia. Inzaghi. 3-3. Ma scusate, ma come si fa confrontare? Scherzo. Allegri ha vinto dappertutto. Campionati, ma anche lì Coppa, aveva Super tanti Coppa, campioni, però. Quindi come fa? Non regge il paragone. Noi valutiamo allora il momento. Io dico, adesso. Perché non allena più? Perché quando allenava le sue idee praticamente erano gestite da giocatori. I giocatori dicevano: mister, adesso facciamo così. E gli spiegavano la partita. A lui cosa facevano. Fare? Pubblicità. Facciamo il contrario. Spero che Sacchi non sia all'ascolto. Tra poco ritorniamo. Trovati, dobbiamo volare perché abbiamo ancora 8 argomenti in 5 minuti. Sarà un record nazionale. Allora vediamo le dichiarazioni del procuratore di Lautaro. Tempo di rinnovo in casa Inter. Barella, scadenza 2026. Dovrebbe essere prolungato. C'è grande ottimismo, grande gioia, così come per Lautaro. Dichiarazioni d'amore di Lautaro nei confronti dell'Inter. Il procuratore avalla, ribadisce, accentua, sottolinea queste dichiarazioni. Lautaro ama sentirsi nero-azzurro, vuole sentirsi nero-azzurro a vita, ma c'è un ma che noi abbiamo cristallizzato e che vi voglio leggere subito in diretta, perché il procuratore di Lautaro dice: l'importante per me è vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all'Inter. Poi nel calcio, se dovesse esserci un momento buono per un'altra occasione, per il giocatore, per i conti della società, vedremo puntini, puntini, puntini. È come dire se capita un'occasione. Certo, sia la società che... Un po' come sposarsi e dire vogliamo stare insieme tutta la vita, però se capita un'occasione... Però caro Gianbruno, quanto è l'ingaggio di Lautaro? Quanto vorrebbe prendere di aumento secondo te? Quando c'è un prolungamento di solito c'è ancora il... Beh, la volontà di allungare c'è. Attualmente Lautaro Martinez percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, poi chiaramente ci sono dei bonus che equivalgono a vittoria scudetto, partecipazione in Champions League, c'era anche il bonus pattuito poi verso la fine stagione della vittoria della Champions, perché l'Inter ci è andata veramente vicina. La volontà c'è da entrambe le parti di proseguire e si incontreranno nuovamente nelle prossime settimane. La gente è atteso anche in sede per parlare con i dirigenti. Io ti rispondo anche con le parole di Beppe Marotta, che avevamo sentito prima su Juve-Inter, ma ha parlato nella stessa intervista anche di Lautaro Martinez. Non è un problema il rinnovo di Lautaro, perché Lautaro, dice Marotta, ha affermato a più riprese di voler rimanere con noi per tanto tempo. È un giocatore sul quale puntiamo per il presente e il futuro, quindi per lui il problema non si pone. Certo, poi bisogna vedere, perché in questo calcio soprattutto, dove conta mettere a posto i bilanci e non dissanguarli di più, sempre di più, arriva l'offerta, anche se l'Inter, come ha detto, per Barella potrebbe anche dire no. Bisogna vedere, qui il procuratore fa capire che sarebbe anche il giocatore a pensarci eventualmente nell'ipotesi in cui arrivassero. Comunque, per... alla fine, scusa, di se entro in un altro discorso. Scusa, Giovanna. Ci siamo messi d'accordo con lui, lui cambia la giacca la prossima trasmissione. No, però volevo dire una cosa, sono le 23:26. Aveva promesso, promesso, è vero, che ci danno i nomi dei centrocampisti della Juve. E io vi dico che avevo detto 40 30 minuti. Secondi. E io vi dico che avevo detto 40 minuti, sono 44. Allora, tra 30 secondi, sono fuori sintonia. No, guardi, La prossima volta, dopo la pubblicità. Vlahović è un caso sì o no, qualora dovesse accomodarsi in panchina anche in questa occasione, che è l'occasione con la L apostrofo maiuscola al posto di Ken? Ho fatto su un casotto, è un caso, diventa un caso. Ma e no, perché? Ah, ha perso il posto, casino, in Serbia, ha perso il posto alla Juventus. Cos'ha che non va? Un dipende fisico? Solo da lui, come da tutti i calciatori. Vlahović ha delle potenzialità, se nella Serbia non rende, nella Juventus non rende dal punto di vista della realizzazione, nonostante quando giochi l'occasione ce l'ha, deve
però migliorarsi. Non segna, eh. Vedi, cioè, che non è Chiesa che... era un po' in difficoltà, poi in nazionale ha fatto due partite strepitose, adesso cosa vince farà. Duelli con tutti al gioco. Ken ha fatto due voglio dire, non è che stiamo parlando di un Ken che sta mangiando. Ken gol ha fatto tre gol, gliel'hanno annullati tutti e tre pure ingiustamente. Ma cosa c'entra, gliel'hanno annullati? Ma lui l'aveva fatti, se poi glieli tolgono, non è che. Ma li conti? Ragazzi, conta quelli annullati, avranno contano, tabellino non contano. Però la fa, no, lui fatto. Lavoro, dimmi, sì. Fa un lavoro diverso, più propedeutico. Fa un lavoro diverso dal punto di vista della finalizzazione, lui tre volte ha finalizzato, poi gliel'hanno tolti, ma ingiustamente gliel'hanno tolti. Vlahovic soltanto una volta gliel'hanno tolto, perché sai, noi li tolgono in genere quando comunque c'è. Io da interista sono contento che gioca Ken e non gioca Vlahovic, perché Vlahovic secondo me e lui ha ragione, e io vi dirò un'altra cosa, che non è più un caso, perché ormai si è abituato Vlahovic ad andare in panchina. Ma come mai? È giusta la scelta di Allegri? Il giocatore più talentuoso? È giusta, ci sono giocatori che si adattano in determinati schemi, altri no. Lui no. Quando tu giochi di rimessa, è un attaccante che va in area di rigore e non riceve palloni, è chiaro che praticamente si disarma moralmente, come è successo a Vlahovic, perché quando Vlahovic è arrivato alla Juve era di un temperamento eccezionale, mi sembrava di vedere il secondo Ibrahimovic, ha perso mordente, strada facendo, perché? Perché la Juventus non fa un gioco che però, direttore, si adatta a colpa questo dell'allenatore ragazzo. Che dovrebbe, per esempio, io valutare, io di fronte, ma lui che deve dire, no, è colpa dell'allenatore, hai un campione non del genere confondere tra le mani, ma tu hai un campione, stiamo parlando seriamente, è stato dai. La perla del mercato, 70 dai. Milioni, ma lascia perdere, il più bravo allenatore, scusa, ma tu che è il giocatore più forte del mondo, a quanti punti sei dietro in classifica da questo allenatore, dimmi, ma non lo facciamo almeno, a quanti punti sei dietro che c'è il giocatore più forte del mondo, come mai, dillo, dillo, lui. Parla, parla, che c'hai le arte, come mai io con Vlahovic un caso sono davanti a te, come non mai? Non ho capito io, dillo, dillo, gioca, come mai? Gioca, io faccio giocare. Giochi ma non vinci, perché sei dietro, non interessa, ma si gioca per vincere, non per la bellezza. Comunque hai messo le condizioni, capito perché? No, perché ancora c'è chi dice che Vlahovic è un campione, giustamente ci sono addetti ai lavori che lo reputano ancora un giocatore, e allora a questo punto entra in ballo, entra in gioco anche l'allenatore che non sa sfruttare al meglio. No, ecco no, l'errore di Grossolano. Entra la squadra che ha delle caratteristiche. La Juventus sa giocare molto bene sull'avversario. Differentemente non fa bene la partita. Perché se fa bene la partita succede quello che è successo col Sassuolo, che apre varchi da tutte le parti. Se invece si difende sull'avversario, vince di corto muso, appellativo dell'Ippica, vince di corto muso, che vorrebbe dire 1-0, no? Però vince. E allora non soddisfa il palato dei grandi dirigenti come lui. Perché l'ha preso lui? Perché l'ha preso Moggi? Perché l'ha comprato. Ascolta, Rabiot ha fatto un'intervista, Rabiot, no? In settimana, ed ha detto, Rabiot, lui che gioca, non noi che guardiamo, ha detto: a Firenze abbiamo fatto la vittoria più bella. Capisco che chi guarda la televisione magari può non essere soddisfatto, no, ma ha detto: noi vogliamo vincere, Claudio, non giocare. Claudio, un discorso diverso. Noi stiamo facendo... E quindi Vlahovic in questo momento non è funzionale dal primo minuto per vincere. Ed perché grave, quando lui non gioca titolare, perché la Juve ha sempre vinto. Vai a sconfessare, ed è arrivata davanti a te. Vai, perché vai, perché vai, l'allenatore non sta lì a fare, cioè, quello che pettina le bambole e dice se è costato 80 deve giocare. L'allenatore vuole vincere. E se in questo momento il giocatore non è funzionale per vincere, gioca un altro che funziona per vincere. Ma ha sbagliato la società a comprare. Questa è la bravura dell'allenatore, non il tuo che sta lì a fare così. Ragazzi, rullo di tamburi, quando c'è questo rullo di tamburi. Vuol dire che la trasmissione è volata. Chi è che compriamo a gennaio? Non ce lo dico. Una lettera. Ciao Alberto Gianbruno, grazie. Buonanotte.